La showgirl argentina, attraverso una lunga e dettagliata intervista, ha parlato del rapporto con il collega e di Antonino Spinalvese. Belén Rodríguez e Teo Mammucari sono il nuovo tandem alla guida delle Iene. In un'intervista di coppia rilasciata al magazine Gente hanno spiegato diversi retroscena della loro collaborazione, oltre a raccontare i dettagli del loro rapporto oltre il set. Non solo, si sono lasciati andare anche a confidenze attinenti alla loro sfera privata e per la prima volta la modella argentina ha detto qualcosa in più in merito alla fine della relazione con Antonino Spinalvese, l'hair stylist più giovane di lei di 11 anni con il quale ha avuto la sua seconda figlia lo scorso luglio, Luna Marie. Come è ormai noto, a volere alle Iene la showgirl è stato proprio Mammucari che l'ha proposta al demiurgo del programma di Italia 1, Davide Parenti. L'autore televisivo ha pensato che Teo abbia avuto l'idea giusta e quindi ha fatto un'offerta alla sudamericana la quale ha coronato uno dei suoi sogni, condurre appunto le Iene. Una serata tranquilla mi squilla il telefono e Teo mi dice che aveva fatto il mio nome a Davide Parenti. Ho urlato di gioia, ha raccontato la Rodríguez a Gente. Il resto è risaputo, la trattativa è andata in porto e Belén e Teo ora formano una coppia professionale. E fuori dal set, che legame c'è tra i due? Ottimo. Mammucari ha parlato della showgirl come di una persona semplice e desiderosa di imparare. Inoltre ha svelato che subito si è calata nel ruolo con umiltà. Il primo giorno è arrivata visibilmente emozionata e mi ha detto, Teo, dammi una mano. E io le ho consigliato di divertirsi. Con il conduttore romano il feeling è sbocciato a tu sì che vales. Anche fuori dal set i rapporti sono ottimi, cosa per nulla scontata in ambito televisivo. La Rodríguez ha sottolineato che Mammucari, nella vita è molto meno irriverente. Ad aiutare anche il fatto che la loro amicizia è collaudata, grazie ad anni di conoscenza pregressa.